Riprendo il discorso che si è interrotto dopo aver fatto l'introduzione allo stress, dopo aver parlato di alcune delle sostanze per lo stress. Abbiamo detto che il magnesio è importantissimo come minerale antistress per eccellenza. Abbiamo visto come la vitamina C possa essere quella che da una parte nutre il cortico surrene che soffre moltissimo durante lo stress, dall'altra parte antagonizza quei danni del tessuto connettivo mediati anche dall'azione del cortico surrene che poi aprono strada a problematiche molto gravi che possono essere anche legate alla diffusione del cancro. Abbiamo visto poi l'importanza della vitamina B1, B5, anche queste importanti nel prevenire danni a stress. Adesso oggi invece vediamo tutto un capitolo estremamente interessante che è quello delle piante adattogene. Queste sono quelle piante che possono aiutarci a difendersi nell'ambito dello stress quotidiano. Qui le piante adattogene sono un lungo discorso, una lunga storia, cioè già la medicina cinese parla di stress, di piante adattogene, la medicina occidentale naturalmente parla di piante adattogene, la medicina ayurvedica parla anch'essa di piante adattogene. Quindi in un certo senso queste piante si trovano in tutte le tradizioni mediche. Proprio perché lo stress non è una cosa nuova per l'uomo, naturalmente. La pianta adattogena per eccellenza, e l'ho già citata, è il ginseng coreano, il ginseng asiatico. Naturalmente, però, dobbiamo capire bene che questo ginseng asiatico è una pianta estremamente potente, fa parte di quella famiglia delle araliacee, di cui molte piante adattogene, in cui molte piante adattogene noi troviamo. E dobbiamo tenere conto che la pianta dell'esaurimento non è la pianta che aiuta nel corso dello stress o che possa prevenire lo stress, è la pianta dell'esaurimento conseguente allo stress. Il soggetto spesso anziano, con caratteristicamente proprio un calo di forze e anche spesso un calo della pressione, in un certo senso recupera grazie a questo sostegno anti-invecchiamento, tipicamente stimolante l'aspetto maschile, quindi particolarmente utile nel maschio, che è il ginseng coreano, che quindi ha delle indicazioni estremamente specifiche. Molto diverso invece è una pianta dal punto di vista botanico simile, che è l'eleuterococco, che invece è il ginseng siberiano. Il ginseng siberiano è pianta anch'essa di stimolo surrenalico, non è per l'esaurimento surrenalico, è per il sostegno del surrene invece nel corso dello stress. Questa pianta possiamo impiegarla anche in soggetti quindi ipertesi, nella fase dell'ipertensione e del momento reattivo dello stress, si può impiegare anche nel giovane, si può impiegare anche nella donna. Quindi è importante avere queste due piante che coincidono con due momenti dello stress. L'altra sostanza importantissima sempre della tradizione cinese è invece il reishi. Abbiamo già parlato in un altro video precedente, il reishi è il fungo dell'immortalità ed oltre ad essere un grande ed è il fungo dell'immortalità perché è un cosiddetto anfoterico immunitario. Anfoterico immunitario e anfoterico cardiocircolatorio. Quando parliamo di anfoterico, vuol dire qualcosa che regola, quindi va bene sia nella problematica autoimmune sia nella problematica di iporeattività immunitaria. La grande regolazione, la grande, il reishi ci dà quella grande adattabilità che ci permette di superare lo stress. Ultima grande pianta dello stress della medicina tradizionale cinese diciamo orientale, è stata studiata molto a fondo anche dai russi e così via, è la schisandra. La schisandra è un'ottima pianta che ha un effetto anche calmante, è una pianta che è molto interessante, ma dobbiamo vederla proprio nel suo aspetto più specifico, che è la protezione dagli effetti, dalla somatizzazione dello stress, soprattutto a livello epatico. Come sappiamo, quando uno si stressa, spesso si rode il fegato, si crea una problematica psicosomatica importante che può focalizzarsi sul fegato. Appunto, la schisandra è una pianta che adattogena anch'essa e protegge questo aspetto particolare della somatizzazione legata allo stress. L'Ayurvedica invece propone una pianta, la ashwagandha, si dice proprio in indiano, dal punto di vista botanico è la Vitamnia somnifera, pianta completamente diversa, una pianta della famiglia delle ranuncolacee, quindi non fa parte del gruppo dell'Araliace di cui abbiamo parlato prima, ed è un adattogeno in quanto
calmante, in quanto meno rilassante, in quanto non è un sonnifero, ma è un grande riequilibrante in corso di stress. Pianta molto importante per la memoria, pianta importante per le conseguenze che abbiamo visto già a livello neurologico dello stress. Cioè sappiamo che lo stress determina proprio un danno dei neuroni dell'ippocampo, quindi neuroni che sono sede della memoria. Quindi quando noi abbiamo un calo della memoria, un invecchiamento, una demenza, spesso questa è legata allo stress. Ebbene, la vitamina somnifera è la pianta ideale per prevenire il danno a livello neurologico, a livello di invecchiamento cerebrale legato allo stress. La tradizione occidentale porta invece avanti altre piante, la stessa proprio concetto di adattogeno è stato coniato in Russia negli anni 50 e si è riferito soprattutto a una pianta specifica che è la rhodiola. La rhodiola lutea è una rhodiola estremamente, la rhodiola rosea, scusate, è una pianta estremamente importante che fa parte delle crassulacee, che sono anche piante che troviamo, il Sedum acre per esempio, il Sempervivum pectorius, fanno parte di questa stessa famiglia di piante, che sono piante che hanno un potente potere di stimolo immunitario. Quindi anche questa è una pianta importantissima, adattogena sul piano mentale, ha un effetto sostanzialmente di stimolo endocrino generale, di stimolo immunologico generale, è un antidepressivo e nello stesso tempo è sia calmante che stimolante. È una pianta estremamente interessante, che è la pianta forse una dei cardini del discorso adattogeno, del discorso dello stress. L'altra pianta che vorrei sottolineare, che spesso non viene tanto compresa, ma che è pure estremamente importante invece, è l'astragalo. L'astragalo, anche questa è una pianta della tradizione orientale, è una radice, è una pianta molto importante perché agisce in maniera specifica sul danno immunitario da stress. Quindi lo stress vuol dire molto spesso depauperamento della funzione linfocitaria, vuol dire il soggetto che si stressa si ammala di virosi, il soggetto che si stressa si ammala di cancro. Quindi tutto ciò che vuol dire qualcosa che viene dall'esterno e ti colpisce in relazione al tuo stato di debilitazione a stress può essere prevenuto e curato con questa pianta estremamente importante che è l'astragalo. Quindi abbiamo quindi delle altra pianta importantissima che voglio citare è la liquirizia, per esempio, che è una pianta della famiglia delle fabacee. Le fabacee troviamo il donquai, nella fabacee troviamo tutti gli isoflavoni, quindi una pianta liquirizia ricca di isoflavoni, e quindi il suo effetto antistress è quello di sostenere soprattutto il sistema endocrino. Il sistema endocrino non tanto nell'ambito maschile, come viene sostenuto invece dal ginseng coreano, ma nell'ambito femminile. Quindi lo stress femminile, lo stress in relazione con la menopausa, lo stress che poi va a danneggiare in questo caso invece la mucosa gastrica e quindi prevenzione dell'ulcera da stress, è correlato all'uso della liquirizia. Penso di aver dato un quadro abbastanza interessante, abbastanza pratico, sull'uso di molte quindi, piante che possono aiutarci nel momento stressogeno che è molto frequente nella nostra vita di oggi. Arrivederci.